Ciao a tutti, oggi parleremo, mi avete richiesto, del battello del lago di Hydro. Questo qua, il battello, ha trovato delle prime nozioni sul libro di Ugo Vaglia che parlava della Valle Sabbia e chiamava il battello Concordia. Dopo un po' di ricerche, negli archivi storici così, abbiamo trovato un primo articolo che parlava del battello e della sua inaugurazione sulla provincia di Brescia, datato 26 ottobre 1915. Praticamente la storia del battello di Hydro inizia nel 1915. Noi, quello che abbiamo trovato, a parte l'inaugurazione, abbiamo trovato pochissima roba materiale bellico, abbiamo trovato però, grazie a un diario, sappiamo di 6 viaggi. Ora vi raccontiamo questa storia. Il battello Italia fu progettato e costruito nel 1895 dalla ditta Bonardi Devoti sul lago di Iseo. Fu assemblato a Sarnico e a Iseo e rimase praticamente sul lago di Iseo fino al 1915, quando Lorenzo Bonomi volle portare, non si sa per cose politiche, per fini politici o per fini bellici, sul lago di Hydro un battello. Con la guerra già iniziata il 24 maggio, sul lago di Hydro venne portato questo battello. Questo battello partì alla fine di settembre, venne diviso in 4 pezzi, portato tramite treno fino a Vestone. Da Vestone venne caricato su dei carri barra trainati dai camion dell'epoca, praticamente vengono portati. Fecero una fatica bestiale sul rapporto che ho trovato io nel fare la curva dell'abbioccolo. Fecero molta, molta fatica e poi arrivarono alla grotta. Alla grotta fu assemblato e fu pronto il 25 ottobre del 1915. Qui venne inaugurato dal Monsignor Pietro Bianchi. E praticamente partì il primo viaggio che, grazie a Bonomi, che aveva approntato i pontili a Hydro e a San Giacomo e a Anfo, praticamente il battello partì insieme a 40, praticamente partì e in 40 minuti arrivò a Ponte Caffaro. Qua vi era presente anche l'onorevole Bettoni, nonché i sindaci di Hydro, Lavenone, Vestone, Bagolino e Anfo. Arrivarono a San Giacomo, una banda fece la sua festa, vi fu un piccolo rinfresco e poi vi fu il ritorno verso Anfo. A Anfo si fece una festa praticamente all'Hotel Stella. Poi si ritornò sul lago di Hydro. Questo era l'articolo del 26 ottobre 1915 che abbiamo trovato con la presentazione del battello. Poi il battello, o piroscafo Italia, come vogliamo chiamarlo, o vaporetto Italia, come andava all'epoca, abbiamo trovato delle foto tramite un signore di Campobasso che ce le ha praticamente mandate su internet. Dopo noi abbiamo fatto la richiesta per averle ufficialmente a un'università emiliana. E qui abbiamo scoperto che il battello ha avuto un'evoluzione durante la guerra. Praticamente era arrivato nel 1915 scoperto, ed era arrivato praticamente nel 1917, è stato praticamente coperto. E dopo vi faremo vedere le foto. Il battello è stato ufficialmente usato per 6 viaggi, come si dice, promozionali, di cui 3 per delle scolaresche che facevano il giro praticamente sul lago e 3 per onorevoli o politici del posto. Poi fu utilizzato una decina di volte per il trasporto delle merci militari, nel senso portava, visto che non c'era il treno, arrivava fino praticamente alla grotta. Dalla grotta a Ponte Caffaro o dalla grotta al porto di Camarelle portava degli ufficiali per fare la spola. E qui abbiamo trovato, tramite la marina, abbiamo trovato 5 viaggi. 5 viaggi che praticamente narrano di questo trasporto di ufficiali verso il fronte. Non abbiamo trovato molto altro.
se non un piccolo scritto di un marinaio che aveva avuto un problema con la caldaia nel 1918, nel 1917, scusate. Nel novembre del 1917 ha avuto un problema con la caldaia, è stato fermo quasi 15 giorni. Una delle pochissime note che mi hanno trovato. Qui adesso volevo farvi vedere le foto delle evoluzioni del battello. Questa prima foto, non so se riuscite a vederla, è nel 1916, come vedete, senza il tetto, mentre questa foto è del 1917 e, come si vede, ha il tetto. Detto questo, sul lago d'Idro, finito il periodo bellico, si seppe poco o niente se non che fu smantellato praticamente quasi subito. Ecco per quello che dicevo all'inizio, che non si sa bene se era stato fatto come opera di propaganda, questa immissione del battello, o per vero utilizzo, perché l'utilizzo nel fine della guerra non è più stato utilizzato, è stato utilizzato anche pochissimo durante il conflitto, nonché durante il periodo post-conflitto, infatti dopo 2 anni era già smantellato. E niente, queste sono le piccole cose che abbiamo trovato, noi c'è sicuramente qualcuno più bravo, ma noi le piccole cose che abbiamo trovato sono queste. Abbiamo un'altra foto, la terza, ho trovato 3 mesi fa, la terza foto del battello, sempre inviatami da questa università, che praticamente riprende il battello Italia da un'altra posizione. Questa qua la metteremo sul libro, ovvio, meno un piccolo coso di inedito. E niente, proseguiremo la prossima volta con la spiegazione di altre cose che ci avete richiesto, tipo l'idrovolante, il forte di Cimaura, le trincee il campo trincerato di Sant'Antonio, tutta la zona della Fobbia, Montestino e l'utilità di Bocca Cocca. E dopo anche la Val del Chiese, incredibilmente, allora vi risponderò più avanti. Grazie di tutto intanto. E niente, questo è quello che sapevo.